crazy. Oggi parleremo degli allenatori. Chi è stato esonerato, chi è arrivato e chi rischia la panchina? Il Chievo Verona ha esonerato Danna e al suo posto è arrivato Giampiero Ventura. Il Genoa ha esonerato Ballardini e al suo posto è arrivato Juric, che è esordito con un pareggio allo Stadium. Riguardo la Serie B, il Carpi ha esonerato Marcello Chiesi e al suo posto è ritornato Castori, mentre il Brescia ha esonerato David Suazo e al suo posto è arrivato Corini. Il Venezia ha esonerato Stefano Vecchi, che arrivava dalla primavera dell'Inter, e comunque il passaggio dalla primavera al calcio professionistico, ad una prima squadra, non è mai un passaggio semplice, e al suo posto è arrivato Walter Zenga. Riguardo la Serie C, il Monza con Berlusconi ha esonerato Marco Zaffaroni dopo la brutta partenza di campionato e al suo posto è arrivato Brocchi, che aveva già allenato il Milan per una parentesi corta della stagione e aveva anche allenato la primavera del Milan. Andando in Ligue 1, il Monaco dopo una partenza disastrosa sia in campionato sia in Champions ha esonerato il tecnico Leonardo Jardim e al suo posto è arrivato Thierry Henry. In Premier League in Inghilterra non è ancora avvenuto un cambio in panchina a stagione in corso. Si può confermare che Mourinho fin da inizio stagione traballa la panchina del Manchester United, con Mourinho traballa proprio, non sta facendo grandi prestazioni, sono infatti ottavi a 17 punti e la zona Champions è a 22 e la prima, ovvero quella occupata da Manchester City, è a 26 punti e perciò la panchina di Mourinho traballa. Passando per la Bundesliga è successo un po' di tutto. Sulla panchina dello Stoccarda, penultima in classifica a 5 punti, dove il 7 ottobre 2018 è stato esonerato Typhoon Korkut e al suo posto è arrivato Andreas Hinkel, che è stato esonerato solo due giorni dopo, 9 ottobre, e al suo posto è arrivato Markus Wenzierl. Nella Liga il FC Huesca ha esonerato Leo Franco il 9 ottobre e al suo posto è arrivato Francisco Rodriguez. Ma ora passiamo alla notizia più importante di cui se ne sta parlando di più dell'ultima settimana. Infatti il Real Madrid, che non sta facendo un grande inizio di campionato, infatti se si va a vedere la classifica della Liga è nono a 14 punti, a 7 punti dalla prima in classifica che è il Barcellona a 21, non sta facendo un grande inizio di campionato, è andato via Ronaldo, molti giocatori sono in discussione, c'è Marcelo che vuole andare alla Juve, Modric che vuole andare all'Inter, la situazione non è di quelle migliori. Anche in Champions hanno vinto, sì, 3-0 contro la Roma, ma poi sono andati a perdere 1-0 a Mosca contro il CSKA e hanno faticato con il Victoria Pilsen. La panchina di Lopetegui traballava ed è stato esonerato il 29 ottobre 2018 dopo la fatale, pesante, disastrosa e vergognosa sconfitta nel classico a Barcellona contro il Barcellona, un risultato 5-1, non si era mai visto un risultato così netto con la tripletta di Suarez, che ha condannato la panchina di Lopetegui. È stato esonerato e perciò c'erano vari nomi, in primis quello di Conte sembrava veramente l'opzione più plausibile, perché Conte era uno dei pochi liberi, solo che le parole di Ramos e del presidente hanno smentito questa opzione, che è stata definitivamente cancellata. Per ora è arrivato in panchina il tecnico del Castiglia, ovvero la seconda squadra, il Real Madrid B, Santiago Solari, che guiderà la squadra per due settimane, dovrà giocare la partita di Coppa del Re e poi magari anche una in campionato, in attesa del tecnico. Si sta pensando anche a Martinez, tecnico del Belgio, che potrebbe liberarsi quando vuole, ed è al momento, escludendo Conte, l'altra opzione, l'altro allenatore in grado di guidare un grande club, perché comunque non è facile arrivare adesso a allenare il Real Madrid, perché
c'è, è Ronaldo andato via perché molti campioni se ne vogliono andare, perché comunque uno si aspetta che il Real Madrid vinca la Champions, quindi tu vai lì e per far bene vuol dire che o vinci il campionato, difficile perché sono già 7 punti da recuperare, oppure vai a vincere la Champions, altrettanto difficile. Per cui se tu vai sulla panchina del Real vuol dire che devi dimostrare tanto, devi dimostrare cose importanti. E perciò Santiago Solari è adesso un po' come è stato Gigi De Biasi per l'Italia, un traghettatore aspettando l'arrivo del tecnico. E questo era il riassunto delle panchine, della situazione delle panchine all'estero, ma soprattutto in Italia. Siamo giunti alla fine di questo video, io vi saluto. Ciao!